siamo qua stasera con veramente anche a titolo personale un immenso piacere mio e di tante persone che con me hanno, hanno condiviso da anni un interesse per l'attività di Franco e della comunità solidarista Popoli. È una serata nata per presentare il progetto Popoli a Saronno. È una serata per cercare di far capire anche attraverso l'impegno di Franco e di tutti i ragazzi della comunità Popoli che il concetto di identità e di solidarietà non sono in antitesi, ma anzi sono estremamente complementari. L'identità non è nient'altro che l'unione del genius loci con la coscienza dell'uomo. Bisogna cominciare a capire di che cosa si parla quando si parla di identità, perché oggi viviamo in una situazione generale in cui l'identità viene messa in contrasto con la solidarietà, viste i vari problemi che ci sono con i flussi migratori in Europa, e per cui l'identità dei popoli viene messa sempre più in discussione e le radici vengono messe sempre più in discussione e in antitesi con quello che è un concetto di solidarietà, che invece affonda le proprie radici, il proprio concetto in una cosa ben diversa, che è il concetto dell'abbondanza. Il concetto dell'abbondanza sta nel dono. Non a caso, ad esempio, sul vittoriale c'è scritto "io ho quel che ho donato", perché soltanto nell'atto stesso del dono si può andare veramente a scoprire quello che sia. Non a caso non può essere che complementare con il concetto di identità e quello che poi Franco racconterà attraverso il supporto del DVD e la sua esperienza personale, andremo a vedere come ci sono dei popoli che seriamente scelgono di non arrendersi a quello che è un impianto mondialista preciso e scelgono soprattutto di restare nella loro terra per cercare di costruire un futuro. Un futuro che tanto spesso viene negato da contingenze che poi andremo a vedere, ma è lo stesso futuro che noi oggi ci vediamo negato in termini di italiani. Ci viene negato chiaramente in termini differenti, perché noi non abbiamo problemi a grosso modo a tirare a fine mese, dove ormai stanno giusto. In alcuni aspetti stanno cominciando ad arrivare anche quelli, però seriamente per noi ancora qua sono ben lontani. Noi non abbiamo grossi problemi ad andare a scuola, cosa che invece là ci sono ragazzi e bambini che invece lottano per poter andare a scuola a casa loro. C'è gente che fa di tutto là per non migrare e noi qua invece siamo qua a fomentare con delle politiche europeiste curiose dei flussi migratori che fanno malissimo non solo ai nostri territori, ma veramente vanno a minare quello che è un'ossatura delle terre di origine di certe persone. La serata di oggi è per raccontare un'esperienza soprattutto umana, un'esperienza che vede protagonista delle persone che scelgono di andare a dare una mano a chi viene dimenticato anche dalle più grandi associazioni e realtà solidali che, cioè, nonostante fanno il loro lavoro spesso volentieri anche bene in termini onesti. Ci sono principalmente popoli opera in Birmania a fianco dei Karen, che è una popolazione che sceglie dal 46, se non erro, giusto? 49, dal 49, sì. Di prendere in mano le armi contro la giunta militare birmana che vuole distruggere il loro territorio. Quindi è una scelta forte. Ero andato anni fa, quando Franco presentava a Milano l'attuale capo, il quale, mi ricordo, medico, se non sbaglio, laureato in America, vero? Sì, non medico, ma ha studiato in America. Ha studiato in America. Il quale diceva dichiaratamente che il suo sogno era quello di andare a studiare dove poteva, dato che da lui non si può, e andare a tornare e tornare a casa sua per cercare di portare le proprie competenze a casa sua, per cercare di andare a sviluppare quello che è il suo territorio, quella che è la sua gente, in totale sintonia con quello che sono gli usi, i costumi e le tradizioni della loro gente. Beh, è gente curiosa, gente particolare, perché è gente che, come spesso accade, chi ha meno sorride di più, ma soprattutto ha anche tanta fame, anche tanta voglia di fare. Soprattutto tanta voglia di restare nella loro terra per cercare di costruire. Noi oggi viviamo una situazione in cui in Europa c'è la fuga dei cervelli, in Italia soprattutto c'è la fuga dei cervelli, cioè dove per cercare di costruire qualcosa si fa di tutto, c'è il mito dell'esterofilia di prendere e di andarsene e di andare a fare un po' il viaggiatore del mondo. No? Quando invece, perché ci sono le possibilità, invece ci sono persone dall'altra parte del mondo dimenticate dai più, che invece fanno di tutto per poter andare a studiare e poter tornare e costruire qualcosa. Questo ci dovrebbe insegnare qualcosina di più su come vivere il territorio, su come vivere la nostra quotidianità. In questi termini abbiamo scelto di fare questa serata di presentazione di Popoli,
in questi termini, oltretutto per me, per Gian Pietro, per Andrea, per Matteo, per altri, è proprio anche un piacere personale poter avere finalmente qua Franco. È una collaborazione che è cominciata tanti anni fa, addirittura coinvolgendo i tifosi del Saronno Calcio, facendo raccolta fondi e cercando appunto di essere di supporto il più possibile. Quindi è un'amicizia che dura da anni, è un'amicizia che oggi ci porta qua e soprattutto vedere quello che Franco e la comunità solidarista Popoli sta portando in giro per il mondo. Quindi adesso non rubo più tempo a Franco e alla proiezione del filmato e grazie per essere qua. Grazie Marco, mi sentite anche così? Meglio forse sì. Grazie Marco e grazie per l'aiuto che ci state dando da tantissimi anni, un aiuto che può essere anche scomodo vista la vicinanza con un'associazione che è quantomeno discussa, che però è un'associazione che dal 2001 fa il suo lavoro senza interruzioni nonostante incidenti di percorso incontrati. Vi ringrazio quindi tutti, so che molti di voi collaborano con Marco, con Gian Pietro e tanti sono qui perché si fidano di loro e anche un po' per curiosità probabilmente nei confronti di questo tema. Marco ha detto una cosa giusta, l'identità non è qualche cosa di antitetico alla solidarietà, se fatta come poi vi mostreremo, è assolutamente criminale la solidarietà se fatta come ci stanno imponendo di farla ed è assolutamente antitetica al concetto di identità. A me spiace per i nostri denigratori, noi a differenza di loro non siamo persone che ritengono che ci siano popoli di serie A e popoli di serie B o culture di serie A e culture di serie B. Noi siamo quelli che sostengono che ogni popolo di questa terra abbia la sua dignità, abbia il suo valore, abbia i suoi valori e che da ogni popolo noi siamo veramente in grado di imparare qualche cosa. La storia dell'umanità è fatta di popoli diversi ed è criminale, ripeto, chi cerca di negare questo aspetto, la diversità, la forza della diversità, la ricchezza della diversità. Però devo anche spiegare chi siamo noi, chi è Popoli. Noi siamo tutto ciò che la Boldrini odia. Penso sia abbastanza facile da capire qui. Noi siamo quelli che ritengono che ogni popolazione abbia il sacrosanto diritto di rimanere a vivere in pace, in benessere, in buona salute con le proprie tradizioni che loro si gestiranno nel loro paese, nella loro patria. Parlava bene prima Marco, genius loci, potrei dire il nesso di civiltà. Ogni popolo è legato a quella terra, a quel cielo e a quelle divinità, siano esse pagane o di qualsiasi altra religione, che su quel territorio da tempo immemore stanno a governare le regole perché ci sia una esistenza armonica. Se tu sei pronto con una nave a rapire il primo che va a farsi il bagno davanti a spiaggia di casa sua, adesso sto ovviamente estremizzando, sei un criminale, tu rapisci della gente dalla sua terra e li porti qui. Lo sradicamento dei popoli è un crimine e secondo me è un crimine a sfondo razziale.
Quindi non ho paura di sostenere che la gran parte delle ONG che in questo momento agiscono nel settore dell'immigrazione hanno una base, un fondamento razzista, razziale, assolutamente non rispettoso delle culture altrui. Dico questo perché grazie alla nostra esperienza, noi siamo da 17 anni su una prima linea, chiamiamola così, dove abbiamo visto un'evoluzione anche di quel grande circo della solidarietà internazionale e ci siamo resi conto che gli esponenti di queste organizzazioni che agiscono ad esempio sul confine thailandese-birmano dove noi lavoriamo sono praticamente il braccio disarmato del mondialismo, cioè di quella ideologia vincente purtroppo in questo momento, che vuole sottoporre qualsiasi tipo di cultura e di concetto di vita sociale a degli imperativi economici e finanziari e che per fare questo hanno bisogno di una sola cosa fondamentalmente, distruggere l'identità, la nostra e quella di quei poveri disgraziati che devono in qualche modo sopravvivere. Non ci deve essere nessuna pietà nei confronti di questi, nessuna pietà. Se mi ricordi poi Marco, perché io mi dimenticherò, vorrei citare degli esempi concreti di quello che sto dicendo. Prima però volevo far capire perché noi siamo nati e come siamo nati. Popoli nasce da un gruppo di amici che provengono da esperienze politiche più o meno legate ad ambienti culturali, chiamiamoli, della destra radicale. Ci sono dei buddisti che non si sono mai interessati di politica, ci sono dei neofascisti, ci sono addirittura delle persone che militavano da tutt'altra parte, che vedono in questo progetto qualcosa di nuovo. Stiamo parlando di 17 anni fa, per noi non era così nuovo, però abbiamo attratto gente che per la prima volta ha detto ma sì, forse è giusto fare così, è giusto andare in prima persona a vedere cosa succede nel mondo. E ci siamo scelti questa popolazione. Perché questa? Un po' perché io ho fatto pendere la bilancia da questa parte, essendo stato in quelle regioni diversi anni prima, quando lavoravo come giornalista, come reporter di guerra. Avevo conosciuto i Karen, ero stato con loro a lungo e mi ero innamorato di questa popolazione. Una popolazione di una ingenuità e di una purezza che lasciava esterrefatti. Pareva addirittura che recitassero questa parte di buon selvaggio. Una popolazione che però era intransigente e spietata su alcuni principi. Il primo, la difesa della propria terra. Per noi adesso può sembrare un concetto di estremismo nazionalista. Questi non hanno letto Evola, attenzione, questi non hanno letto Heidegger, questi non hanno letto neanche Mein Kampf, nulla. Naturalmente, essendo nati in una giungla e ricevendo dalla giungla e dalle divinità di quella giungla il loro potenziale di vita, difendono quella parte di territorio, non importa da chi arrivasse Donald Trump domani, fosse arrivato Mao Zedong qualche tempo fa, fossero arrivati i ragazzi dei centri sociali con le loro cazzate. Questi difendono la loro terra perché sulla loro terra crescono i loro figli. Elementare, no, difficile da capire evidentemente oggi, difficile da capire. Abbiamo scelto loro anche perché avevano una intransigenza straordinaria nei confronti della produzione, del traffico, del consumo di stupefacenti.
siamo nel triangolo d'oro, la zona al mondo, forse dopo l'Afghanistan, di maggiore produzione di stupefacenti. Loro vedevano fiumi di denaro passare davanti ai loro occhi, non toccavano un centesimo di quella cosa. Tenete presente che i loro bambini muoiono per una dissenteria, cioè una diarrea fa morire un bambino carente in 2 giorni perché manca un farmaco. Qui da noi gli dai una Coca-Cola, un gelato e una pastiglia di loperamide, la cosa è fatta, lì muoiono. Bene, tuo figlio muore, passano davanti a te fiumi di dollari, non li tocchi. Perché? Semplicemente loro spiegano una cosa: la droga è male. Finito. Troppo semplice forse. Forse troppo semplice. Abbiamo questo problema con i carenti. Fanno cose troppo semplici perché possano venire comprese da chi costruisce castelli in aria sulla progettualità nei confronti di questa che oggi è diventata un'emergenza. Bastano questi elementi per farci scegliere i Karen come primo progetto? Sì, ci sono bastati. In un mondo che cerca di portare altra gente lontana da casa, tra l'altro scollegandoli da tutti quei legami di solidarietà che solo la tua terra, la tua gente ti può dare veramente, solo la gente del tuo villaggio può darti. Per farli venire qui, fondamentalmente, a costituire il famoso concetto studiato da Carlo Marx di esercito di lavoratori, mi pare, esercito del lavoro di riserva, no? Ma questi sono aspetti complicati anche per me. Io resto ad un fatto: quelli vogliono vivere nella loro terra, aiutiamoli a vivere nella loro terra dignitosamente. Come si fa? Una popolazione civile in guerra ha bisogno di alcuni elementi base. Il primo, la sicurezza. La sicurezza di non essere uccisi, stuprati, schiavizzati e privati delle proprie case, delle proprie abitazioni da parte dell'esercito occupante, in questo caso l'esercito birmano, uno degli eserciti più potenti del sud-est asiatico. Di cosa hanno bisogno? Di farmaci, come dicevo prima, ci sono delle patologie che in quella zona possono mietere decine di migliaia di vittime, mentre qui da noi sono superate. Benissimo, si comprano i farmaci in Thailandia ad un costo irrisorio rispetto a quello di una nostra farmacia. Qui stiamo parlando di 20 volte meno il prezzo che troviamo qui. E si distribuiscono, secondo una logica scientifica, i farmaci in questi villaggi. Una logica scientifica curata non da noi che arriviamo dall'Occidente benestante, ma dagli stessi Karen che dal 49 sono in quella condizione, hanno avuto modo di verificare quali sono le loro principali necessità in campo sanitario, che stilano una lista di farmaci di cui poi andranno a beneficiare i loro paramedici e i nostri medici. Ecco un terzo elemento: portiamo medici ed infermieri laggiù, in missioni molto spesso faticose, non tanto e solo per curare la popolazione dei villaggi, ma per fare del training di aggiornamento al personale locale che è 24 ore al giorno a disposizione, 7 giorni su 7 nei villaggi. Costruiamo delle piccole cliniche, stiamo parlando di capanne in bambù con il tetto di foglie, e altro elemento, costruiamo villaggi. Costruiamo villaggi perché? Semplicemente perché l'esercito birmano
entra nei villaggi, la popolazione civile, quando non ha la difesa dell'esercito di liberazione nazionale, fugge e i birmani radono al suolo il villaggio e danno fuoco. Ancora una volta, in opposizione al geniale pensiero boldriniano, noi riportiamo la gente che è dovuta fuggire sul confine nei loro villaggi, ricostruendoli e fornendo loro strumenti, sementi, tutto il materiale di cui hanno bisogno per poter riattivare un'economia di sussistenza. Sono agricoltori, sanno fare benissimo il loro lavoro, basta portare un po' di questa roba e loro si riattivano. Questo in pratica è quello che facciamo noi. Nulla di più complicato. Il problema lo facciamo con un budget che non è quello di Emergency, di Gino Strada. Noi non abbiamo Lella Costa, per fortuna, che fa i programmi per noi o fa le commedie per noi. Dio ce ne scampi. Però non abbiamo neanche qualche altro valido personaggio che possa far credere alla gente che noi siamo degni di aiuto tanto quanto una organizzazione legata a tutto questo mondo del volontariato, anche qui ci sarebbe molto da dire, targato in un certo senso politico. Tanto per essere chiari, Emergency riceve 200.000 firme all'anno per il 5 per 1000, che equivalgono circa 6-7 milioni di euro. Noi riceviamo 700 firme all'anno per il 5 per 1000, che equivalgono a circa 21.000 euro. Bisogna tener conto di questi numeri. Anche qui poi si potrebbe aprire tutto un discorso sul perché un certo mondo non crede al volontariato. Io ritengo di avere la risposta. Non ci crede per due motivi. Uno, ahimè, è un motivo molto poco dignitoso. Non ci crede perché pensano ad una politica del giorno dopo e non pensano a lungo periodo e non pensano a noi, non pensano ai cittadini che dovranno far fronte a un certo tipo di problematica. Lo vediamo oggi. Continuano a sbagliare previsioni o a dare soluzioni assolutamente assurde di fronte ad un problema che ci sta coinvolgendo tutti quanti. L'altra ragione è che non c'è una capacità di valutare che il volontariato è qualcosa che appartiene alla nostra cultura e che apparteneva in passato a una cultura politica di un certo tipo. E quindi non riescono a collegare i due elementi. Ma se io ho una popolazione che invece di partire da là e venire qui a cercare di tagliare la gola a quelli che sono antipatici, sono là a battersi per rimanere là, per bloccare la droga, per fare in modo che quella parte del paese non venga violentata dalle aziende multinazionali che stanno cercando di entrare nel paese per distruggerlo fondamentalmente. Che cos'è che non... cos'è difficile da capire? Me lo chiedo. Che cos'è che non è così chiaro? Da che parte si deve stare? Facevo una battuta l'altra sera ad un incontro di popoli e dicevo, e qui spero di non offendere nessuno, ma non c'è nulla di carattere elettorale in questa battuta. Quindi chi si dovesse sentire toccato non è una cosa personale, però dicevo, molto spesso uomini politici che vantano radici culturali di un certo tipo
hanno un atteggiamento pubblico che poi non corrisponde alla reale consapevolezza, alla reale convinzione delle proprie idee. E citavo un politico che ha chiamato i propri figli Geronimo, Cochise e Apache, e dicevo che poi si comporta come il generale Custer. Ma allora vi dovete mettere d'accordo con voi stessi, perché non potremmo andare da nessuna parte. Bisogna essere convinti di quello che si dice fino in fondo, altrimenti toglietevi dalle scatole e lasciate che vadano avanti magari dei giovani che a quelle cose ancora credono. Ed ecco l'importanza di incontri come questo, ma non perché siano importanti perché parlo io, ma perché i giovani è bene che sappiano che c'è un'alternativa a questo modo di affrontare i problemi internazionali. L'alternativa è quella di mettersi uno zaino in spalla, di partire, di andare a vedere, toccare con mano le cose, confrontarsi con della gente che ha la pelle nera, la pelle gialla, la pelle rossa, e tu troverai tra questa gente delle risposte che libri magari non ti hanno ancora dato, oppure ritrovi sorprendentemente dette da loro all'interno di una giungla tra le canne di bambù che filtrano il vento che passa, e loro sentono, grazie al vento che passa nelle canne di bambù, la voce delle loro divinità che parla. Tu senti da loro delle frasi che magari hai letto in un libro remoto che nessuno conosce, e dici: ma questi da dove arrivano? Ecco dove io credo che noi non inventiamo niente, ma che questa gente che è ancorata ancora a delle identità e a delle tradizioni che affondano le radici in un tempo che noi non possiamo nemmeno immaginare, hanno molto da insegnarci. Questi, io adesso stiamo parlando di Karen, ma potrebbero essere africani, attenzione, non... Le ONG che trattano gli africani come carne da macello andrebbero messe fuori legge, sono criminali. La gente va rispettata per quello che è, anche se mangia la scimmia in mezzo alla giungla, vanno rispettati, hanno una loro tradizione, là, hanno una loro tradizione, laggiù, vanno rispettati, vanno aiutati, vanno incoraggiati a rimanere nel loro paese, ma non perché a noi diano fastidio qui. Guardate, io sono stato con i neri, ho mangiato con loro, ho combattuto con loro, ho dormito con loro, ho pisciato ed effecato con loro, e ho trovato tra i neri, posso dirlo, dei camerati, vabbè, io non ho niente da nascondere, lo sanno tutti che quello che sono, oppure pensano di sapere. Ho trovato della gente di una grandissima statura morale, di una grandissima dignità. Noi dobbiamo tener conto che questa è gente che merita il nostro rispetto, e non li stiamo certo rispettando sradicandoli dalle loro realtà. Dicevo delle ONG, braccio armato in questo caso del mondialismo. Noi di Popoli, quando arriviamo sulla frontiera thailandese, dove i Karen ci accolgono come i loro principali interlocutori, come dei loro fratelli, noi abbiamo avuto gente che ha combattuto con i Karen, che è stata sotto il fuoco nemico per dimostrare a loro quanto tenessimo la loro storia. Mentre loro ci accolgono come dei piccoli eroi, i professionisti delle ONG danno l'allarme sul confine, questo succede, danno l'allarme sul confine e mettono in guardia tutti quanti dicendo che sono arrivati i fascisti, e quindi addirittura dicono la sera è meglio non uscire, sai, tutte quelle sciocchezze che non so, è meglio non uscire, ci sono i fascisti. Ora, allora, questo ci fa ridere, ma deve far riflettere. Questa gente che è lì
teoricamente per aiutare una popolazione. Questa popolazione ha come riferimento noi. Questa popolazione non fa altro che andare in giro a mostrare quello che noi abbiamo fatto e come loro, grazie a noi, siano riusciti a sopravvivere a 17 anni di violenze. Eppure, ecco che il figlio del borghese che arriva dall'Italia o dalla Spagna o dalla Francia a fare la sua vacanza, parliamoci chiaro lì, la sua prima preoccupazione è quella di dare l'allarme perché ci sono in giro i volontari di popoli. Vedete quanto è difficile parlare di certi argomenti e soprattutto agire in concreto in situazioni di questo genere. Quindi non abbiamo solo un problema di budget noi, vabbè, ognuno è bravo a raccogliere quello che riesce e deve fare i conti con la propria capacità di marketing. Noi abbiamo proprio un problema quotidiano di riconoscimento e di rispetto. Perché attenzione, quando questa gente sul confine va in giro a dire a destra e a manca che siamo arrivati noi, dipingendoci in un certo modo, espone i miei volontari, i miei medici, i miei infermieri, gente che si paga il biglietto aereo, si paga la vacanza, non riceve un euro da noi, non 3.000 euro di stipendio come in altre ONG, non riceve nessun tipo di prebende, li espone ad un pericolo serio, un pericolo di incolumità fisica, perché il confine birmano-thailandese non è esattamente Gardaland. Agiscono una serie di organizzazioni che lottano in quell'area per eliminare i nemici. I Karen sono nemici per alcuni e noi siamo i principali collaboratori, sostenitori dei Karen. Ecco, questo tanto era l'episodio che volevo citare. Noi abbiamo costruito un villaggio principale nel 2010 che i Karen hanno chiamato Little Verona semplicemente perché molti di noi vengono da quella città, non certo perché siano tifosi dell'Hellas, e da lì abbiamo iniziato a costruire una serie di villaggi che non appena vengono conclusi si riempiono di gente che lascia il campo profughi, che non vuole vivere nella promiscuità e a sbaffo di altri in un campo profughi, vuole tornare nella sua terra, coltivare i suoi campi e crescere i suoi figli secondo le antiche tradizioni della propria civiltà. Io non ho molto altro da dire sui Karen, se non che il mondialismo è destinato a vincere, ma questo ahimè lo sappiamo. Ciò non significa che noi dobbiamo smettere di combattere, però il mondialismo fa vedere la propria faccia in quei posti mandando addirittura i propri principali attaccanti. È come se Real Madrid, per giocare contro la Virtus di Verona, un amichevole facesse giocare Ronaldo. Qualche anno fa io ero sul confine e è arrivato George Soros sul confine thailandese birmano. E quando è arrivato George Soros io avevo capito che i tempi per i Karen erano ormai finiti. Arriva George Soros, attenzione, la sequenza è stata questa: arriva George Soros, dopo qualche mese arriva Hillary Clinton e fa un giro nei campi profughi Karen promettendo che di lì a poco ci sarebbe stata la pace, dopodiché viene Aung San Suu Kyi, l'eroina della lotta per la democrazia in Birmania, viene autorizzata a partecipare alle elezioni, ha un successo elettorale,
e subito dopo gli Stati Uniti decidono di togliere buona parte delle sanzioni che invece aveva mantenuto nei confronti di questo che era stato considerato uno stato canaglia fino, fino al mese precedente. Ovviamente si accodano agli Stati Uniti tutti gli altri. Fassino, che se vi ricordate è stato per un lungo periodo inviato speciale dell'Unione Europea per la Birmania, immediatamente all'annuncio di questa situazione organizza un viaggio aereo, si porta dietro imprenditori italiani, si porta dietro di tutti perché li fa sbarcare in Birmania. Tenete conto che la Birmania è vero che ha dato a Aung San Suu Kyi delle cose, è vero che Aung San Suu Kyi e il suo partito hanno vinto molti seggi in Parlamento, però la Costituzione birmana prevede che il 25% dei seggi del Parlamento, indipendentemente dal risultato elettorale, rimangano nelle mani dei militari. E questo è già, no, un'anomalia che però, vabbè, evidentemente piace agli americani. Ma soprattutto i militari hanno tenuto nelle loro mani tre ministeri: interni, la polizia, difesa, quindi l'esercito, e il ministero per i rapporti con i gruppi etnici. Uno più uno più uno fa tre, cioè il problema delle minoranze etniche ai confini è nelle mani dei militari. Tant'è vero che in questo preciso istante, mentre noi siamo qui e parliamo, l'esercito birmano sta portando avanti delle offensive massicce nel nord del paese nei confronti di un'altra etnia che si chiamano Kachin, utilizzando lo stupro etnico come arma quotidiana. Aung San Suu Kyi non protesta, Hillary Clinton è occupata a leccarsi le ferite della campagna elettorale, Trump probabilmente avrà qualche amico interessato ad investire in Birmania, non è cambiato nulla per i nostri amici, nulla, ma è cambiato assolutamente tutto per la percezione che il mondo ha nei confronti della Birmania, al punto che siamo tutti lì pronti ad andare ad investire. Altra conseguenza, poi chiudo e vediamo il filmato se siete d'accordo, è che una parte anche della resistenza Karen, la parte più vecchia, quella più stanca probabilmente da quasi 70 anni di conflitto, è stata abbindolata dagli inviati delle organizzazioni non governative che hanno detto: benissimo, gettate le armi perché così i vostri figli avranno tutto ciò di cui hanno bisogno. Probabilmente questi dell'ONG avranno pensato a telefonini, droga libera e via dicendo, che non è esattamente ciò di cui hanno bisogno i figli dei Karen. E purtroppo questi in buona parte hanno ascoltato le sirene, hanno accettato di firmare un cessate il fuoco, c'erano dei patti da rispettare da parte dell'esercito birmano, cioè di ritirare le truppe dagli avamposti che avevano nello stato Karen. Questo non è stato fatto, nessuno ha protestato e quindi di fatto i Karen si trovano cornuti e mazziati perché hanno le truppe birmane ancora a ridosso dei loro villaggi, hanno firmato un cessate il fuoco, non possono attaccare i birmani e i birmani stanno approfittando di questo cessate il fuoco per rifornire gli avamposti di armi, di rifornimenti e per rinforzare quelli che sono gli strumenti poi di fatto della loro occupazione. Gli unici che non riconoscono questo cessate il fuoco sono questi signori che vedrete nel filmato, e che lo fanno per un semplice motivo: non perché siano dei falchi, ma perché semplicemente è gente degna che rispetta delle regole e dei trattati. Le regole prevedevano una cosa, la cosa non è stata rispettata, noi combattiamo ancora. Questa è un po' la situazione. Io direi, se siete d'accordo, vediamo questo filmato, dura una quindicina di minuti, è anche divertente in alcuni momenti, descrive una giornata tipo
di un volontario di popoli in Birmania e ci fa conoscere uno dei nostri principali referenti, che è questo colonnello Nerdamia, che appunto si occupa della difesa dei villaggi della zona che noi sosteniamo. Sì, certo. Per introdurre anche meglio il filmato e fare la chiosa su due cose, io mi ricordo quando avevo conosciuto l'associazione Popoli, mi ricordo che ero rimasto colpito, avrò avuto 20-22 anni, se non lo so, ero rimasto colpito da un volantino che è riprodotto tra l'altro su una maglietta. Era raffigurato, non mi ricordo il nome, perdonerai, un ragazzino con un mitra con scritto: questo è il miglior amico di vostro figlio. E andava a spiegare perché questo ragazzino di 12 anni volontario andava a fare dei comando, dell'azione di comando, per far saltare le raffinerie di droga, al posto di invece andare a raccogliere i frutti di quello che sarebbe stato un mercato che avrebbe garantito a lui, alla sua famiglia, alla sua gente, sicuramente più benessere economico. Questo mi ha sinceramente colpito, proprio perché viviamo un discorso veramente di inversione polare. Noi abbiamo i figli del borghesuccio medio benestante che quasi combatte per avere la droga libera, nell'agio, nel benessere totale, quindi avere un tranquillo mezzo per farsi fuori in maniera più cool e social possibile. Dall'altra parte del mondo abbiamo chi non ha da mangiare e sceglie di investire la propria esistenza, mettendo a rischio a repentaglio totale la propria vita e il proprio futuro, per andare a far saltare per aria, per un motivo etico, delle zone di spaccio. Questo, se posso, richiama un po', volevo dire una cosa, quello che diceva lui sul volontariato, perché questa è un'azione volontaria quella che fanno sti signori che andiamo a vedere. Il volontariato si richiama anche questo a un principio primo, che è il mettersi al servizio, che non è esattamente faccio una cosa per ottenere il giochino elettorale, per ottenere il beneficio nel breve periodo, ma è o stai con l'ordine o stai col caos. Non è fanatico il discorso, però è reciso con l'ascia in maniera abbastanza repentina. Nella Bibbia c'è scritto: non puoi sacrificare Dio a Mammona, non puoi tenere un piede in due scarpe. È una scelta di campo, ma una scelta etica che la combatti nel quotidiano, nella condotta di vita quotidiana, dove noi abbiamo la possibilità di portare un discorso etico quotidiano. Paradossalmente abbiamo chi lotta e chi ne fa una battaglia quasi etica, è la droga, il rammollimento generazionale, il darsi per vinto di fronte a una crisi, cioè che è una cosa pazzesca. Cioè questi qua, come dici te, hanno una popolazione che ha il buon umore, il cuore aperto, la capacità di vivere, di affrontare la vita. Noi per due notizie, per delle situazioni sicuramente gravi a livello economico, ma sono gravi, che ti garantiscono comunque sia la possibilità di prendere in mano il tuo destino e farne qualcosa, stiamo qua più delle volte a caragnarci addosso. Quando invece questi qua, che non hanno nulla, sono ancora disposti a prendere, a fare qualcosa, dove nell'azione quotidiana, non aspettando chissà che roba, non aspettando la venuta di chissà che messia, o che in caso il messia se lo costruiscono loro. E questo è mettersi al servizio, vuol dire scegliere di dire un po' come non io, ma lo faccio perché va fatto, lo faccio perché è giusto, e tutto questo senza scadere nel fanatismo, perché i carani hanno comunque sia, se correggimi se sbaglio, hanno anche una capacità di rapportarsi con l'esterno. Io mi ricordo benissimo quando ero venuto qua nel mio Milano, quando diceva: io sogno un futuro di pace, io voglio parlare con le persone. Non è una presa di posizione, non è un arroccarsi su delle idee, ma è una presa in considerazione di un dato di fatto, e una presa in considerazione anche di dire: c'è qualcosa di più grande, mi metto al servizio. E non sono io che faccio. E mi ricordo benissimo quando hai ereditato, se non erro, il fucile dal padre, no? Era il capostorico, e diceva benissimo che ogni membro della comunità che lui rappresentava parlava a nome suo, cioè lui parlava per il primo, l'ultimo nato e l'anziano, insomma, di ogni villaggio, e ogni sua azione era volta a questo. Questo è mettersi a servizio, e mettersi a servizio significa essere volontari, che non significa percepire o non percepire uno stipendio. Queste cose qua sono, e rientrano nella logica strettamente borghese occidentale, no? Che è sempre una questione di dare e basta, no? Perché non è neanche sbagliato che uno percepisca qualcosa, no. Il problema è che non deve essere il fine, cioè il cambio,
perché se uno dedica la vita deve anche mangiare, non no, attenzione. No, infatti, ecco, no. Anche il mio riferimento prima, certo, ai volontari, no, di altre organizzazioni, è chiaro che se un medico si stabilisce 6 mesi in una zona in questa, okay, deve essere pagato, cioè, chiaro, è chiaro, quindi non è il percepire o non percepire il denaro, perché poi noi oggi viviamo una situazione in cui ci viene propagandata la povertà come atto di umiltà, che è una cazzata clamorosa. Abbiamo adesso anche un papa che va in giro col vestito sporco, vedete voi come siamo messi, quando invece è invece proprio nell'abbondanza, nello stare bene, nella ricchezza seria, non nell'accumulo, e nel mettersi a servizio, che dovrebbe, teoria vuole, anche qua una banalità, basarsi il benessere comunitario e il benessere sociale. Quello che andiamo a vedere adesso nel filmato è veramente prezioso, perché è un'esperienza di vita diretta e vera. E secondo me, se da qua prendiamo un decimo e ce lo portiamo avanti, non dico tutta la vita perché non sono un utopista, ma un mese basta, secondo me all'interno di quella che è la condotta quotidiana veramente può germogliare qualcosa. E parlo direttamente a chi dei nostri sa certe cose, può veramente vedere qualcosa. E poi per il resto, ragazzi, di quello che ha detto Franco, sono lontanissimi, Karen, eppure vicinissimi, perché sono emblematici. Come dice Marco, prendessimo una parte del loro generosità e del loro idealismo, saremmo già a buon punto nella risoluzione dei nostri problemi, soprattutto all'interno delle nostre comunità. Dobbiamo essere noi i migliori prima, dobbiamo essere noi quelli più umili, dobbiamo essere noi a fare un esame di coscienza, a lavorare tutti i giorni, quindi quotidianamente lavorare, studiare, approfondire, essere aperti al dialogo, essere aperti al confronto, ma mantenere le nostre posizioni salde, perché noi non abbiamo nulla, nulla, nulla di cui vergognarci. I Karen sono un emblema.